Lecce non l'ha mai dimenticato. 21 anni non possono passare inosservati senza aver lasciato un segno nella storia di una città e di una chiesa in cammino. Sono passati 8 anni dalla morte dell'arcivescovo Cosmo Francesco Ruppi e la diocesi dove ha trascorso la gran parte del suo ministero episcopale per la volontà dell'arcivescovo di Lecce nel giorno dell'anniversario, guarda caso nel giorno della memoria di San Paolo VI, un papa che ha seguito da giovane prete, specie nei suoi viaggi apostolici, come inviato della Gazzetta del Mezzogiorno, memoria liturgica che quest'anno ricorreva per la prima volta, essendo stato canonizzato solo lo scorso ottobre, ha voluto pregare con lui con una concelebrazione eucaristica in un suo suffragio in cattedrale. Io lo posso dire per conoscenza, per amicizia, per stima, perché ci siamo incrociati da giovane prete personalmente, quando era formatore, perché Monsignor Ruppi ha fatto un po' di tutto, ma non per essere generico, ma perché ogni cosa che aveva tra le mani, ogni impegno ed esigenza che nasceva per le chiese di Puglia, era il primo a mettersi non solo a disposizione, ma ad avanzare delle proposte. Con lui sono iniziati i corsi di aggiornamento dei docenti di religione, per esempio. E io così l'ho conosciuto. Con lui sono iniziate le organizzazioni anche delle associazioni cattoliche, che esistevano da sempre ovviamente, ma il coinvolgimento concreto nelle realtà pastorali. Con lui il vescovo giornalista e il vescovo pastore sono diventati un'unica persona, perché non è che è diventato vescovo, ha rinunciato a scrivere, e non solo di magistero nel senso lettere pastorali e circolari, ma anche articoli su diverse riviste, interviste che spesso venivano chieste pure a Monsignor Ruppi, per dire che non ha mai esitato a tenersi, diciamo, lontano dal diffondere quella cultura religiosa che passa in tanti modi, ancor più attraverso proprio l'opera del giornalista credente, sacerdote e vescovo. E poi ha lasciato il suo stigma. Qual è stato? L'ho detto nell'omelia, quando tutto il magistero si è concretizzato nell'offerta della propria vita attraverso il sacrificio e la sofferenza, il dolore. E non ha fatto nessuno sconto di parole, cioè non è stato sdolcinato o pessimista. Ha parlato del dolore con il dramma dell'uomo che lo vive, ma anche con la speranza del cristiano che si prepara ad incontrare il volto del Padre. Ma per incontrare il volto del Padre, il cristiano dove si deve riflettere? Qual è lo specchio? È Gesù crocifisso. Ecco la risposta che Don Monsignor Ruppi ha dato anche nel percorso della sua sofferenza. Non è difficile ricordarlo, il suo passaggio in mezzo a noi è scolpito nella memoria. Tanti ricordi, tante le tappe. La prima visita di un papa a Lecce. Quest'anno ricorrono tra l'altro i 25 anni dell'arrivo di San Giovanni Paolo II nella città barocca. L'emozione per l'accoglienza in piazza Sant'Oronzo, la grande messa al Via del Mare, l'incontro con i giovani al nuovo seminario. Momenti di santità che Ruppi volle preparare accompagnando spiritualmente la chiesa di Lecce ad un incontro storico e di fede con il successore di Pietro. E Wetilia non fu da meno, si lasciò trascinare dal calore salentino nonostante i primi sintomi della malattia si erano già fatti vivi. E poi la beatificazione e la canonizzazione di San Filippo Smaldone, fondatore delle Salesiane dei Sacri Cuori. Le numerose opere dai restauri alla valorizzazione dei beni artistici della diocesi fino alla costruzione di tante chiese del nuovo seminario, da lui sognato come centro mediterraneo di cultura. Fino alla semplicità dei giorni ordinari, vissuti sempre con una grande attenzione verso tutti, specie per i suoi preti. Così lo ricorda Monsignor Antonio Montinaro, vicario episcopale per gli affari economici, oggi come ai tempi di Ruppi, dopo l'improvvisa scomparsa di Don Sandro Dell'Era. Ecco, ricordare Monsignor Ruppi a 8 anni dalla morte è sempre un momento di grande riflessione per noi che abbiamo con lui collaborato.
intensamente nella sua poliedrica, diciamo, attività, non solamente quella del Ministero Episcopale, ma poi molto più vasta, come sappiamo, e per la sua cultura, per la sua sapienza, e per la sua capacità di dialogo con tutti e poi per la sua conoscenza profonda della realtà ecclesiale, nella quale come arcivescovo metropolita per 20 anni e più ha esercitato appunto il suo ministero. E la parola nostra è una parola di gratitudine a un grande uomo, a un grande pastore che ha lasciato una profonda traccia appunto nella nostra diocesi, nella nostra chiesa particolare, e sia per le opere ma molto di più per quello che lui è stato come padre, come amico, come compagno anche di viaggio per noi sacerdoti, che gli dobbiamo tanto. E poi quella grande confidenza con la comunicazione. Giornalista e collaboratore assiduo della Gazzetta del Mezzogiorno e di Telenorba, da cui schermi ogni domenica commentava il Vangelo. Volle rifondare a Lecce l'Ora del Salento, che per tutto il suo ventennio di episcopato è stata la voce ufficiale della diocesi. Un vescovo poliedrico, insomma, e con lo sguardo fisso alle novità del futuro. L'arcivescovo Cosmo Francesco Ruppi era un padre buono, un maestro severo e sapiente, un grande uomo, ma soprattutto era un raffinatissimo giornalista, un raffinatissimo comunicatore. Io nella mia lunga attività, 25 anni ormai di televisione, di operatore della comunicazione, ho avuto la fortuna, anche il privilegio di intervistare capi di Stato, ambasciatori, intellettuali, luminari della scienza, rockstar, star del cinema, ma uno con la comunicativa di Cosmo Ruppi non l'ho mai conosciuto, mai. Era sempre perfetta l'intervista da realizzare con lui, non c'era bisogno di una domanda, la risposta era sempre tagliata assolutamente ai tempi e alla temperatura e al tema delle esigenze che avevamo come telegiornale, come redazione, come scritti. Era perfetto in tutto, sapeva già in anticipo, era come se lui venisse dal futuro, perché aveva già visto ciò che tutti quanti gli altri invece tentavano di indagare. Per me è stato un profeta non soltanto della Chiesa di Lecce, ma di questa terra, del Salento e della Puglia. Un grande riconoscimento, una grande riconoscenza da parte mia, grazie a lui e al suo sinodo diocesano. Io ho conosciuto Alessandra, mia moglie, ed è il vescovo che ha ordinato mio fratello sacerdote. Cosa dire di più? Che gli volevo un gran bene e gliene voglio ancora. La buona notizia, a 8 anni dalla sua morte, cui giunse dopo atroce sofferenza per via di un male incurabile, ma sempre vissuta con grande fede e col desiderio di offrirla per amore della Chiesa, non è più una sorpresa. L'arcivescovo Ruppi presto lascerà il cimitero di Alberobello, dove fu sepolta all'indomani dei funerali, presieduti dal cardinale Salvatore De Giorgi, per tornare a Lecce come aveva sempre desiderato, in un sarcofago sobrio nell'altare di San Filippo Neri, al lato dell'altare maggiore, come rivela Monsignor Seccia. Io me lo auguro con tutto il cuore, perché le pratiche, chiamiamole burocratiche, sono più che avviate, la progettazione parimenti, e quindi proprio qui alle mie spalle, dal momento, perché è possibile, proprio perché ormai le cappelle laterali non sono più usate per le celebrazioni delle sante messe dopo il Concilio Vaticano II, e quindi qui di fronte a Monsignor Trama, ecco, proprio di fronte ci sarà il sepolcro di Monsignor Cosmo Francesco Ruppi, perché possa continuare anche dall'alto a vegliare su quella chiesa pugliese che ha tanto tanto amato, guidato e per la quale si è sacrificato anche con una sofferenza non solo fisica, qualche volta anche morale, ma ha tenuto duro e ha saputo andare fino in fondo. Ecco, Don Cosmo, il ricordo filiale e fraterno che ne conservo, voglia essere anche un'invocazione della sua protezione e benedizione dall'alto sul mio ministero.
Marco Pozza, 40 anni, dottore in teologia, giornalista e scrittore, maratoneta, cappellano del carcere Due Palazzi di Padova, un prete scassato, come ama descrivere se stesso, straccio di prete al quale Dio si intestardisce ad accreditare simpatia usando misericordia. Allegro, positivo ed esilarante, Don Spritz ha conquistato la platea di Dialoghi al Pozzo nel chiostro dell'antico seminario. Giovani adulti travolti dall'entusiasmo contagioso di un sacerdote che parla di Dio, che tocca il cuore dei ragazzi e sa parlare agli ultimi della società. Uno strano sacerdote con una capacità comunicativa fuori dal comune, che dà risposte che fanno riflettere. E a commento di una citazione di Papa Francesco per la 53esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali, ingozzati di connessione, abbiamo perso il gusto della fraternità, ai nostri microfoni risponde così. Diciamo che mi colpisce questi due verbi che ha usato, no? Il verbo ingozzare e il verbo provare gusto. E penso che questo sia oggi il rischio di un certo modo anche di fare informazione. Piuttosto che accendere, preferisce riempire. Perché finché io riempio, no, metto a tacere anche le domande che ci sono dentro. C'è un passaggio meraviglioso dell'Evangelii Gaudium di Papa Francesco che secondo me è il segreto oggi perché una comunicazione riesca a mettere radici. Ed è questo. Quando lui dice... cerchiamo di non dare mai risposte a domande che nessuno si pone. Noi come Chiesa forse siamo un pochettino esperti, no? A dare delle risposte su tutto, no, avendo perso magari la capacità di ascoltare quelle che sono le domande della gente. Ma se uno si fa una domanda, la mia risposta corre il rischio di mettere radici. Ma se io parlo di un qualcosa che la gente non è toccata, non ne sente la necessità, difficilmente riesco ad entrare in comunicazione. Quindi mi piace il verbo ingozzare. È come chi esce da un ristorante e dice ho mangiato come un maiale, no? A me piace la gente che esce, che c'è un po' di appetito dentro, perché significa che ci ritornerai. Se esiste una giornata delle comunicazioni sociali è perché Dio si è fatto parola. Da quel momento le parole hanno un peso specifico, per questo rimango affascinato da scrittori e poeti. In una parola riescono a racchiudere tutto un mistero, spiega sorridendo Don Marco Pozza. Ma come trasformare oggi le community in comunità fatte da uomini e credenti? Cercando di far assaporare alla gente che la vita reale, parla uno che vive dentro all'inferno del carcere, la vita reale è molto più bella, molto più colorata, molto più fantastica della vita immaginata, di quella virtuale. E poi non c'è altra alternativa che quello di creare degli incontri, no? Perché sono gli incontri che cambiano la storia delle persone, non sono gli incontri virtuali, sono gli incontri reali in cui una parola che io pronuncio ho il diritto e il dovere di vedere in diretta l'effetto che pone, no? L'effetto che suscita nello sguardo di chi riceve questa informazione. A volte è troppo comodo, no? Parlare, minacciare mettendoci uno schermo di protezione, ma la gente che minaccia, che minacciava anche nella vostra splendida terra, oggi sono in carcere, significa che non erano poi così capaci di incontrare le storie come pensavano. La sua capacità di passare da un registro all'altro con piacevole leggerezza che infonde serenità appartiene ai grandi comunicatori. Dare serenamente risposte per aprire possibili percorsi di crescita, non da professore o dottore di teologia, ma da Don Spritz. E la sua carica esplosiva non si frena nemmeno dinanzi alla nostra curiosità. Com'è stato intervistare Papa Francesco? Forse la cosa più semplice che abbia mai avuto nella mia vita, perché incontrare un santo, incontrare un uomo spirituale, significa incontrare una persona che non ti lascia neanche il tempo di dover abbattere delle barriere, ma là con le braccia aperte che ti dice guarda, in realtà ti aspettavo da una vita, sediamoci e parliamo della cosa più bella che esista tra me e te, cioè aver incontrato Cristo, sua madre e la Chiesa. Foto e selfie hanno concluso la serata, il ricordo del messaggio di un giovane prete di strada, sorridere alla vita, perché Dio è gioia, Dio è amore. Grandi festeggiamenti venerdì 31 maggio a Squinzano, in occasione dei 50 anni della dedicazione della chiesa parrocchiale intitolata Maria Regina. Una solenne concelebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Michele Seccia, con la partecipazione del nunzio apostolico Luigi Pezzuto, di tutti i sacerdoti della città e degli ex parroci della comunità. I due presuli hanno espresso un afflato di grande comunione fraterna, condividendo l'impegno che, scaturendo dalla bellezza della liturgia, deve far bella ogni vita cristiana, nel servizio generoso ai fratelli, nella salvaguardia di tutti i valori evangelici. Il ricordo del primo parroco e fondatore della parrrocchia, Don Nicola Leone, prete in uscita da altri tempi, ha costituito il filo rosso dell'evento celebrativo, tra memoria e futuro. Signor Seccia, rallegrandosi per il traguardo raggiunto,
ha voluto sottolineare le vocazioni nate all'interno della parrocchia, fedeli che hanno detto di sì, che si sono sentiti affascinati da questa chiamata, dal servizio alla Chiesa, dalla vita presbiteriale. Ogni volta che vengo in questa parrocchia ho veramente la sensazione di toccare con mano come la volontà e la forza dei singoli, unita dall'azione di Dio e dall'azione pastorale dei sacerdoti che non ci sono più o che sono passati da qui, ha lasciato il segno. Ma quello è il segno di Dio, non è il segno umano. Noi facciamo quello che è possibile. Perciò, per rendere grazie a Maria Regina, che è titolare della Chiesa, tutti noi ci sentiamo apostoli con Maria di questo cenacolo e che lo Spirito Santo porti a compimento non la comunità che si vede, ma la comunione che non si vede. E la comunione passa dall'Eucaristia e dallo Spirito Santo. Io sono venuto a vedere dopo 50 anni come sta. Bello. La celebrazione eucaristica è il modo più bello per ricordare gli eventi di una comunità che diventa comunione, di una comunità che si forma intorno alla parrocchia, di una comunità che tanti sacerdoti hanno educato, hanno accompagnato pian piano. Vedete? Ecco la storia delle comunità e delle città della nostra diocesi. E qui soprattutto, ecco, Maria Regina, oggi, 31 maggio, è la festa di Maria Regina. La celebriamo insieme perché vogliamo ricordare anche i 50 anni di questa parrocchia. Che la benedizione della Madonna scenda su ogni famiglia e su ogni persona, soprattutto gli ammalati che ho visto entrare, le persone anziane, ecco, tutti sentano la benedizione e la protezione della Madonna. Don Benedetto Strumiello, ex parroco che ha vissuto nel 1994 l'emozione dei 25 anni della parrocchia, ha voluto esprimere la sua gloria per la felice occasione. Don Nicola è stato un grande parroco, non soltanto costruttore della Chiesa di Maria Regina, e questo lo ha fatto con tanto zelo, tanto amore, tanto sacrificio e anche tanta sofferenza, perché costruire una parrocchia dal nulla in una zona nuova era abbastanza difficile, e quindi lui poi c'è riuscito. Ma Don Nicola è stato anche costruttore della comunità, perché non basta costruire la chiesa parrocchiale, le mura, poi bisogna costruire la comunità. E quello che ha fatto Don Nicola negli anni successivi, facendo il parroco qui nella zona di Nanni, allora si chiamava così, e quindi ho trovato una comunità veramente molto bella, accogliente, piena di zelo, di desideri di realizzare tante cose. E infatti, come giovane parroco, poi ho avuto la collaborazione di tanti uomini, di tante famiglie, e poi ci sono stati tanti frutti, ecco, durante il periodo in cui sono stato parroco. Ecco, io rendo grazie al Signore perché negli anni passati mi ha fatto fare questa bellissima esperienza qui in parrocchia Maria Regina. Auguro alla parrocchia che possa continuare ancora di più a fare del bene, perché questo è il compito della parrocchia. Ecco, quella uscire che ci suggerisce spesso il Papa Francesco, per tutte le nostre parrocchie è veramente un impegno, a uscire e incontrare coloro che sono lontani, non soltanto quelli che sono vicini, ma essere veramente testimoni e missionari del Vangelo nella società di oggi. Don Sandro Quarta, padrone di casa per l'occasione, non ha nascosto la sua emozione. Più o meno quello che vuol dire un cinquantesimo non è tanto un festeggiare le pietre o l'edificio, è una comunità che, non so se usare il termine festeggia se stessa, comunque riflette su se stessa. Vive il suo essere chiesa e il suo essere popolo in cammino. Ecco perché arriviamo a questa giornata preparati proprio su quello che è stato il tema pastorale di quest'anno, chiamati a essere comunità. E credo che il cinquantesimo della parrocchia lo stiamo cercando di viverlo proprio da questo punto di vista, perché non sia solamente un ricordare quello che è stato 50 anni fa, come si dice sempre in questi casi, come siamo belli, come siamo bravi, ma quanto a dire sì, bene, ma oggi la nostra comunità, che comunità è? Noi chi siamo? Al territorio di Squinzano, al territorio, no? In cui viviamo, che cosa
possiamo dare, qual è la nostra testimonianza, che cosa siamo chiamati a dire, quale testimonianza del Vangelo oggi deve essere incarnata. Anche fedeli che hanno visto nascere e crescere la Chiesa di Maria Regina, fino a diventare un punto nevralgico della comunità, hanno voluto esprimere il loro ricordo. L'emozione è grande perché si va con la mente, col ricordo ai primissimi anni, 56-57, quando appena si celebrava la funzione serodine e la messa domenicale nell'atrio della Villa Cleopazzo. Poi pian piano i progressi nella prima saletta piccolina, poi nella seconda sala più grande, l'attuale sala teatro, che è stata la prima chiesa parrocchiale. E poi ecco la gioia, la trepidazione nel vedere via via crescere questa nuova costruzione come una grande nave che era pronta per salpare, con quel campanile che dà l'idea della scalata al cielo, e poi la gioia di quella sera dell'inaugurazione, quando della dedicazione proprio della chiesa, quando finalmente abbiamo potuto entrare nel nuovo tempio, e via via poi negli anni tutte le persone che si sono avvicendate, i sacerdoti che sono venuti, le persone che hanno dato una mano, che hanno contribuito alla edificazione di questa comunità che adesso gioisce nel celebrare il 50°. A fine celebrazione l'arcivescovo ha scoperto una targa dedicata dalla comunità alla parrocchia, che così recita: «La comunità parrocchiale, in comunione con il parroco Don Sandro IV, perennemente grata a Don Nicola Leone, tenace nel volere questo tempio dedicato a Maria Regina, con la solenne liturgia eucaristica presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Michele Seccia, arcivescovo metropolita di Lecce, che celebra con esultanza il 50° di consacrazione di questa chiesa, 31 maggio 2019. Dal piazzale della chiesa si è potuto poi assistere allo spettacolo dell'accensione delle luminarie a tempo di musica in via Crispi, che ha lasciato i presenti a bocca aperta per il ritmico gioco di luci a cui si è avuta la fortuna di assistere. La serata si è conclusa con un momento di convivialità all'interno del salone parrocchiale, al cui interno è stato possibile ammirare la mostra fotografica che ripercorre i 50 anni di vita della parrocchia. Buonasera.